Buongiorno, ringrazio tutti quelli che sono presenti e mi fa piacere che le presenze sono determinate dai vari target, per così dire, cioè tutti coloro che effettivamente possono partecipare a questo nostro progetto e in questo caso specifico agli itinerari. Il progetto è il Parco Alto Garda Bresciano, ambiente e cultura, ambiente e benessere e cultura, quindi spazia su vari temi. La parte cioè, che noi stiamo producendo è di lanciare dei percorsi che siano tematici, cioè nel senso perché io vedo che qui nel Parco Alto Garda c'è molta informazione, ma ognuno un determinato settore oppure un determinato percorso, quindi non so, è un po' dispersiva questa informazione. Allora ho pensato che se sono tematici, cioè a chi interessa un determinato tema, un determinato argomento, può effettuare questo percorso. Poi faremo anche una pubblicazione, lo metteremo nel sito, però vorrei dire a tutti quanti che la nostra filosofia è degli itinerari in progress, perché nella società di oggi non ci può essere qualcosa di definito per sempre, quindi ha bisogno di un continuo aggiornamento. Allora nel sito di volta in volta ci saranno anche degli interventi, delle persone che dicono qui, faremo dei percorsi in progress, per cui chi vuole aggiungere determinate cose ad un progetto ce lo può fare. Noi analizziamo e lo mettiamo nel percorso. Quindi anche ad esempio chi vuole fare un progetto didattico per le scuole può mettere il modello di sperimentazione che intende fare, così altre scuole poi possono realizzarlo. Cioè, quindi mi appello a tutti voi che siete qui, ma comunque poi daremo un'informazione ampia, di rendervi partecipi attivi di questo progetto. Quindi, perché chiede il territorio, magari sa delle nicchie di percorsi che noi non sappiamo, oppure dice chi è che vuole fare la pista ciclabile, ad esempio può usare la bicicletta in questo tratto, chi ad esempio non so, ha una certa età e quindi non si sente di scalare, quindi di arrivare fino in alto, può fare questo determinato percorso. Quindi io li definirei itinerari in progress. Ora, questo progetto comunque è stato portato avanti insieme al Parco Alto Garda Bresciano, naturalmente, di cui è la direttrice la nostra Zambiasi, Beatrice, che è veramente una persona eccezionale, attenta e conosce il parco proprio, cosa dire, pietra per pietra, zolla per zolla, dappertutto, e anche perché è appassionata, che chi partecipa a queste iniziative deve avere l'entusiasmo, se no insomma non ha un senso questa cosa. Dobbiamo dire poi che siamo in una società di analfabetismo di ritorno, quindi questo è un grosso problema. E questo progetto poi si inserisce anche nell'agenda 2030, l'agenda che sarà 17 obiettivi per il miglioramento della società, insomma, a livello internazionale. Noi abbiamo scelto il target che sarebbe, l'obiettivo 4, che sarebbe un'istruzione di qualità. Quindi tutto quello che può dare non solo un'istruzione di qualità ai giovani, ma anche l'analfabetismo di ritorno, perché se qualcuno magari è interessato a qualcosa, allora magari comincia a leggere, eccetera. Quindi noi dobbiamo creare l'interesse, dobbiamo creare l'entusiasmo per qualcosa, perché se no siamo in una società piuttosto piatta da questo punto di vista, oppure ci sono degli interessi per delle cose che insomma non sono prettamente culturali. Per cui insomma, chiedo quindi a tutti la vostra collaborazione. Adesso vorrei dare il presidente della comunità Parco Alto Bresciana, ecco, se vuole fare un saluto. Faccio un brevissimo saluto. Buongiorno a tutti, mi ha già presentato la dottoressa Fusico, che ringrazio. Sono qua a rappresentare il Parco Alto Garda Bresciano, che è l'ente territoriale principale di tutto quello che è il territorio che va da Salò a Limone del Garda.
Come Parco Alto Garda abbiamo partecipato a questo progetto come partner insieme ad Arte Lombardia per cercare di portare avanti un'iniziativa che possa sempre di più valorizzare il nostro territorio. Negli anni abbiamo sempre portato avanti iniziative volte sempre a portare avanti percorsi che abbiano delle indicazioni tematiche importanti dalla parte culturale alle parti naturali, sotto il profilo naturalistico. E con questo progetto forse riusciamo a fare un po' di sintesi di tutto il lavoro che è stato fatto negli anni. Speriamo di riuscire a farlo. Perché, come ho detto, negli anni di lavoro ne è stato fatto tanto, anche a livello proprio di percorsi culturali attraverso il nostro museo del parco, attraverso gli ecomusei che sono nati sul territorio. Proprio serve creare la rete e speriamo di riuscire a fare questo lavoro. Ed è la cosa principale questa qua, che le energie e diciamo i concetti, quello che è nato fino ad oggi non vada perso, ma che venga a diventare un tutt'uno e che possa essere messo a disposizione sia di chi diciamo vive tutti i giorni nel nostro territorio, ma soprattutto di chi non ha la fortuna di vivere in questo pezzo di paradiso, perché chi è qui sta qua sul lago di Garda lo prende un po' per scontato il fatto di avere un territorio così, di avere delle caratteristiche naturali e culturali di un certo tipo, però chi non lo vive tutti i giorni sicuramente resta estasiato quando viene qua e non capisce come noi non riusciamo a capire questa cosa. Ecco, allora questo, forse fare un po' di sintesi di tutto il lavoro serve forse darci un po' più di coscienza e poi a cercare un po' di promuovere sempre di più il nostro territorio, che non è che ne abbia neanche bisogno di essere promosso, però è bello promuovere delle cose che non sono quelle, il solo lago, la sola spiaggia, ma anche qualcosa di un po' più interessante. Vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. È importante questa considerazione del nostro Presidente, perché ho notato che nella zona questo del Parco Alto Garda Bresciani, nuovi comuni eccetera, non c'è una rete assolutamente. Noi abbiamo realizzato questo festival che è sui beni culturali eccetera, sia ieri a Milano al Parlamento Europeo e domani a Cremona, però ad esempio ieri che appunto è venuto anche a Milano e abbiamo anche il professor Maggi che è venuto, c'è una grande partecipazione sia di scuole, di enti eccetera. Sono venuti anche dai dintorni, da Pavia eccetera, però e anche domani a Cremona c'è il sindaco Galimberti che effettivamente ha appoggiato sempre questo progetto, domani ci sarà e lì pure ci sono scuole entusiaste. Io devo dire che nel Parco Alto Garda Bresciano cioè trovo un appiattimento da queste cose. Poi non è che vorrei fare per carità delle considerazioni, però qui abbiamo la professoressa Negri che fanno sempre dei corsi a Brescia di aggiornamento per docenti eccetera, ma non riesce ad avere dei docenti che vogliono aggiornarsi. Quindi insomma non so, ci vuole un po' di creare questo interesse e poi prima di tutto bisogna creare le conoscenze e l'interesse negli abitanti dei luoghi, perché se non ci sono gli abitanti dei luoghi che già da loro insomma possono fare creare anche entusiasmo, parlare anche con Facebook, con altri di altri paesi eccetera, di altri luoghi, questo insomma sarebbe molto importante. Devo dire che dei comuni che adesso abbiamo girato noi per vedere i luoghi, fare le foto eccetera, l'unico posto in cui ho trovato che c'è effettivamente questa convergenza ad esempio è il Limone. Lì tutti quanti partecipano, tutti quanti mettono loro a disposizione per il turismo, per le informazioni, per le scuole, tutti quanti, cioè, vedo che c'è un entusiasmo, non so se appunto è un'impressione sbagliata, non lo so, però devo dire che c'è entusiasmo, cosa che non ho trovato in altri luoghi. Quindi secondo me nel parco bisogna fare proprio un'azione molto importante sia per i cittadini sia poi
per i vari studenti, le scuole, e in particolare bisogna inserire questo parco in ambito europeo e internazionale. Infatti abbiamo, insomma, appunto, così, giocando un po' sull'immaginario e sulle informazioni, abbiamo creato anche un percorso, ad esempio su Wolfgang Goethe abbiamo messo che oltre uno scrittore del Gran Tour eccetera è stato anche un grande botanico, che non lo sapevamo, neanche io lo sapevo, e nel frattempo mi sono acculturata pure io, ho comprato dei libri, ho guardato, quindi abbiamo pensato di fare questo percorso. Ho già parlato ad esempio col Museo di Goethe a Roma, che daranno pubblicità, e poi vorrei mettermi in contatto adesso anche a quello di Milano, e anche c'è il Consolato Generale a Milano per Wolfgang Goethe, per questo, insomma, e mettermi in contatto anche, ad esempio abbiamo il museo a Francoforte, e chiedere a livello anche a livello di Ministero degli Esteri, sperando bene, cioè il Ministero degli Esteri, di coinvolgere le scuole italiane all'estero. Quindi, insomma, per cercare di allargarlo in questo modo. Però prima di tutto bisogna fare un'azione locale con le persone del luogo. Questo è importantissimo, e questi percorsi si prestano proprio a tutti gli interessi, perché quando si fa un percorso, sempre tra limonaie, entrano varie materie, la chimica, la fisica, tutti qua, cioè l'enogastronomia, tutto quanto, quindi è un aspetto, come poi sa benissimo la professoressa Di Megro, che ha sempre partecipato alle nostre cose, qui è interdisciplinare, quindi anzi adesso si dice multidisciplinare. È sempre la stessa cosa, però cambiare i nomi per far vedere che è un'innovazione, comunque è sempre uguale, vabbè, è così. Va bene, adesso poi in questi percorsi una parte importante è data anche dalla musica. Dalla musica perché devono entrare tutti i nostri sensi, e vediamo che la musica è molto importante. Allora abbiamo chiesto all'associazione Manfredini, che abbiamo la dottoressa, la professoressa Carapella, che di individuare tramite violoncellista, che poi sentirete, Preitano, di interpretare musicalmente il tema di ogni percorso. Quindi adesso, quando parleremo del primo percorso, ci sarà un'introduzione musicale e poi una fine, cioè un leitmotiv per ogni percorso. Allora la professoressa Carapella, che ci dice qualcosa, eccola qui. Cioè, funziona adesso? Sì, adesso funziona. Ecco, allora. Buongiorno a tutti. Intanto, quando la dottoressa Busico mi ha dato questo incarico, in realtà, leggendo un po' il programma e i vari interventi, inizialmente sono rimasta un attimo spiazzata dalla ricerca di un brano che in qualche maniera potesse condensare, l'idea delle idee che erano presenti nel percorso di oggi. E in realtà poi è stato molto più semplice di quello che pensassi, e Bach, Johann Sebastian Bach, è riuscito a farmi trovare il filo conduttore di questa mattinata. Il primo intervento è dedicato a Goethe e al rapporto di Goethe con il parco del Garda. E allora io introduco subito con una frase famosissima di Goethe, che si riferisce proprio a Bach e alla sua opera, che ridefinisce un colloquio di Dio con se stesso poco prima della creazione. Questa frase riassume benissimo il pensiero di Goethe e il legame che aveva Goethe con la musica di Bach, un legame che era dettato anche da un luogo. Il luogo è Lipsia. Lipsia è il luogo dove Bach chiude il suo percorso artistico e la sua vita, è l'ultima città dove vive e opera, e dove Goethe scrive per la maggior parte il suo capolavoro, che è il Faust. Nelle parole di Goethe intanto è presente
anche un'altra importante caratteristica della musica bachiana, è appunto il legame con il religioso, con il mistico. Per Bach la musica era religione, e comporla, il suo credo, suonarla era proprio una funzione religiosa. Infatti il primo libretto per organo è intitolato «Per la gloria del Supremo Dio, per l'insegnamento del prossimo». E l'impegno musicale di Bach come organista, come maestro di coro, del coro, come maestro di concerti e organista, si abbracciava in tutte le città anche l'aspetto religioso, quindi sia a Weimar, sia a Köthen che a Lipsia si occupa sempre di musica religiosa. E nella sua carica lui aveva l'obbligo di fornire una cantata al mese, oltre a opere vocali e organistiche per le varie funzioni. E in questo contesto lui diventa proprio un compositore preparatissimo dal punto di vista teologico. E cerca di interpretare al massimo le parole della Bibbia nei suoi corali, e la tradizione religiosa è presente anche nelle opere strumentali. Così come nelle suite per violoncello, di cui andremo più tardi ad ascoltare. Quindi proprio questo legame con il mistico, con il religioso, è simile al legame che appunto San Francesco aveva che ha fatto proprio parte della vita di San Francesco in tutte le sue azioni, in tutte le sue opere. Quindi un grande musicista legato al misticismo, alla religione, e per presentare l'intervento su San Francesco. E poi ci sono tre momenti che sono legati al territorio, e questo mi ha fatto venire in mente il forte legame che Bach aveva con il suo territorio, che è diverso dal Parco del Garda, ma il suo territorio che era la Germania. Bach è stato l'unico compositore di quel periodo a non uscire fuori dalla Germania. Lui ha operato soltanto nella sua terra, ha cambiato quattro città, ma è sempre rimasto in Germania. Questo è un caso assolutamente unico in quel periodo, in un periodo in cui i musicisti erano itineranti nelle varie corti europee. Il legame con l'Italia però è nella presenza dello stile italiano nella sua opera, che egli importa non attraverso i viaggi, ma attraverso uno studio meticoloso dei compositori italiani, Vivaldi in primis. E così nelle suite per violoncello è presente lo stile italiano, soprattutto in quelle danze che hanno a che fare con una forte espressività e una forte così un carattere gioioso rispetto ad altre. Altro aspetto che mi ha fatto pensare a Bach è proprio il suo rapporto con la natura. Bach aveva un grandissimo rapporto con la natura, tant'è vero che a soli 20 anni, per andare ad ascoltare quello che lui considerava il più grande compositore vivente, che era Buxtehude, compie un viaggio a piedi di 400 chilometri e lo compie proprio attraverso itinerari della sua terra, proprio anche per avvicinarsi in questo modo alla natura, alla terra che gli apparteneva. Adesso lasciamo la parola alla musica, ascolterete la suite numero 2 di Johann Sebastian Bach. All'inizio di ogni intervento ci sarà un brano che costituisce la suite, ve l'elenco: il preludio, l'allemanda, la corrente, la sarabanda, due minuetti e la giga. E al violoncello abbiamo Leonardo Pretano. Grazie. L'atmosfera, poi l'itinerario. No,
la presentazione da parte di Stefano Armato, che vuol far chiedere un botanico, quindi, e da lì poi mi è venuta l'idea di fare un itinerario di Wolfgang Goethe per ampliare, cioè per interessare anche a livello internazionale. Quindi ti ringrazio molto, che insomma devo dire che Stefano Armato è una persona molto modesta però preparatissima, quindi ti devi slanciare di più nelle informazioni. Va bene. Ecco, molto semplicemente desidero, prima di dare la parola ai veri protagonisti, perché i protagonisti sono gli itinerari nella giornata odierna, volevo riallacciarmi, forse c'è qualche altro acceso, no, volevo riallacciarmi a quanto detto sia dal presidente del Bargo che dalla presidente di Arte Lombardia. Di fatto noi abbiamo modo di verificare la capacità della nostra comunicazione, non solo dialogando con una platea come quella odierna, perché coloro che sapranno farci capire l'importanza del nostro messaggio culturale siete proprio voi, perché voi siete i giudici, noi siamo responsabili di quello che facciamo, ma sono le nuove generazioni che sapranno dire se effettivamente abbiamo trasmesso un messaggio culturale importante. E già si è evidenziato negli interventi che mi hanno preceduto l'importanza della conoscenza, della consapevolezza e della responsabilità nel nostro ruolo, e quindi il saper trasmettere il senso di appartenenza a questo territorio e l'orgoglio di appartenervi. Se noi che siamo gardesani, diciamo, riusciamo a trasmettere questi messaggi, io penso che avremo fatto un grande passo avanti, soprattutto partendo dalla consapevolezza che viviamo in una realtà eccezionale, una ricchezza vera, che non abbiamo fatto nulla per meritarcela, cerchiamo almeno di mantenerla e di trasmettervela così com'è, magari al meglio, comunque così com'è. Poi processo culturale, l'arte, no? Il titolo, arte come identità culturale. Qual è l'arte migliore della musica per trasmettere un messaggio culturale così importante? La musica è quella comunicazione che va al di là delle razze, delle appartenenze politiche, delle culture, delle religioni. È quel messaggio unico che arriva all'anima e al cuore di tutti noi e che ci aiuta a essere consapevoli e coscienti di questa realtà. Ora passo la parola, ne ha già parlato un grande protagonista che per noi è anche conservatore della rete museale dell'Alto Garda e quindi del Museo del Parco, ma in questo itinerario che andrà ad illustrare soprattutto fa capire come di fatto la conoscenza del territorio passa attraverso, ecco, io amo dire essere sensibili, riuscire a camminare guardandoci attorno, osservando il fiore, il filo d'erba, non solo la consapevolezza della nostra grande ricchezza, andiamo dai limoni, dai capperi, alla stellopina, così possiamo dire, no? La grande varietà, e sentirci davvero ricchi di questa bellezza. La parola a Stefano Armato. Grazie, grazie per l'introduzione, buongiorno a tutti. Io oltre ad essere conservatore della rete museale a tempo pieno sono anche il botanico del Museo di Scienze Naturali di Brescia, e per questa ragione l'itinerario che andrò a presentare oggi ha delle forti convergenze con la botanica. Il mio ruolo nel parco e soprattutto sulla rete museale è facilitato grazie ad un accordo che è stato raggiunto tra il Comune di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda, proprio una collaborazione tra enti grazie alla quale il Comune di Brescia presta, tra virgolette, consentitemi il termine, la mia consulenza scientifica alla rete museale del parco. Arrivo brevemente all'itinerario, itinerario che prima la dottoressa Busico ci aveva dedicato a Goethe, in quanto Goethe come figura di botanico, anche non solo di grande letterato di fine Settecento. Allora, c'è da dire una cosa importante, era una persona estremamente eclettica e all'interno della sua produzione letteraria, anche scientifica,
Probabilmente Goethe, nonostante sia stato molto contrastato e molto criticato sotto il profilo scientifico da tutta la comunità scientifica dell'epoca, ha fissato e in qualche modo ha messo le basi per fare in modo che poi Darwin potesse sviluppare la teoria sulla selezione naturale, sull'evoluzione, sulla differenziazione delle specie. C'erano alcuni passaggi che si differenziavano, perché Goethe interpretava il mondo naturale non come un mondo invalicabile e indifferenziabile, ma come un mondo in evoluzione. Non aveva ancora intuito quali erano i meccanismi che agivano sulla differenziazione delle specie, però questa grossa intuizione gli va riconosciuta, tant'è che lui aveva elaborato la sua teoria che era basata sulla metamorfosi delle piante, cioè da alcune piante tipo avrebbero poi originato tutte le altre piante. In qualche maniera ci sono quindi dei termini di convergenza con Darwin. Darwin aggiunse solo il passaggio che riguardava l'evoluzione da organismi presenti in epoche differenti, e questa differenziazione era invece in qualche modo regolata da che cosa? Dalla pressione dell'ambiente. Però di fatto le basi possono essere legate a questa intuizione di Goethe. L'itinerario che andiamo a presentare oggi non è sicuramente stato percorso da Goethe, però in qualche maniera ci sono comunque dei passaggi. Sapete che è stato sul Garda e si è fermato sulla sponda veronese, quindi a Malcesine. Per questa ragione abbiamo immaginato cosa potesse vedere Goethe durante la sua breve sosta che è avvenuta a Malcesine e quindi sulla sponda veronese del Garda. In particolar modo questa immagine che è stata presa da me, riguarda proprio ciò che vedeva da Malcesine Goethe, cioè queste imponenti falesie che si ergono sul lago e che si localizzano proprio nella zona di Campione del Garda. Perché abbiamo deciso di scegliere questo itinerario? Prima di tutto perché immaginiamo la vista che si poneva e che si apriva davanti agli occhi di Goethe. In secondo luogo perché è uno straordinario itinerario di biodiversità, tanto che nel 1999 il Museo di Scienze Naturali, in particolar modo la sezione di botanica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la sezione di Bergamo in particolare, e l'Università degli Studi di Milano, coordinata dal professor Guarino, aveva deciso di organizzare proprio l'escursione sociale della Società Botanica Italiana. Tant'è che nel 99 proprio tutti i botanici italiani che aderiscono a questa società hanno partecipato all'escursione. Quindi capite, in termini di biodiversità ma anche di contenuti scientifici, quanto fosse strategico questo itinerario. Quindi diventa importante passare dal percorso, dalla vista emozionale che poteva in qualche modo coinvolgere Goethe, questo grande letterato, e nello stesso tempo andare a coniugare tutti quegli aspetti naturalistici e scientifici che rendono questo percorso, ma in generale questa zona del Garda, unica. Adesso non vi farò vedere il percorso naturalmente, perché sennò poi non lo andate a vedere, ma sicuramente una volta fatto sarà più facile per voi promuoverlo. Allora, quindi, come vi dicevo prima, questo itinerario propone nel dettaglio quanto si mostrò alla vista durante la sua breve sosta. Ma cosa riassume questo itinerario? Lo faccio vedere con due disegni molto semplici. Voi vedete queste enormi falesie imponenti che si ergono a destra e a sinistra della conoide di Campione del Garda. Se noi andiamo a vedere il paesaggio nella storia, possiamo vedere che, come tutti sapete, durante l'ultimo massimo glaciale, che è un periodo climatico molto particolare che ha interessato la zona prealpina, un enorme ghiacciaio descriveva la regione del Garda. Era un enorme ghiacciaio che aveva uno spessore imponente, che raggiungeva gli 800, i 900 metri. Adesso, se c'è un geologo qui, non ne abbia male, perché non so l'esatta altezza di questo deposito, di questo impianto glaciale, però era molto importante. Pensate che, se conoscete la zona, la morena di Vesio, di Tremosine,
che è posta all'incirca a 1000 metri, non è altro che una morena laterale rilasciata proprio da questo ghiacciaio. Questo ghiacciaio, scendendo a valle, andava a delineare l'apparato morenico che abbiamo nella zona sud del Garda, ma nello stesso tempo andava a esarare, che in qualche modo in termini geologici è erodere e soprattutto dissodare, spaccare, erodere proprio, scusate il gioco di parole, andava a ridisegnare il percorso lungo le sponde occidentali di questo apparato, di questa struttura. Per questa ragione si vengono a creare queste enormi falese che sono quelle che si possono ancora vedere in particolar modo sulla sponda orientale del lago. Se andiamo a vederla come paesaggio attuale, cosa vediamo? Vedete qui che ci sono queste falesi descritte ed esarate da ghiacciaio, ma c'è anche questa forte depressione che non è altro che la gola scavata in qualche modo dal torrente San Michele nel corso della storia. Quindi in queste falesi c'è l'incisione di questo torrente, il torrente porta a valle i depositi, e i depositi vanno a descrivere che cosa? La conoide su cui si è insediato poi il paese di Campione. Quindi sotto il profilo geomorfologico già questa cosa è interessantissima. Non parliamone sotto il profilo della spettacolarità di questa gola, perché è una gola estremamente incisa e estremamente profonda, quindi al lato emozionale, a quello scientifico, si aggiunge anche l'aspetto paesaggistico di questo sentiero. A questo aspetto paesaggistico non va sottovalutato anche la tutto sommato bassa difficoltà, almeno in termini di dislivello. Scusate, non potevo fare altrimenti perché non c'era un sentiero tracciato, l'ho fatto descrivere da MEPS partendo da Campione del Garda per arrivare poi a Pieve, che è a Pieve di Tremosine. Vedete che il percorso si snoda prima nella gola, quindi prima nella forra, poi attraverso Precasio raggiunge poi Pieve, e vedete che i dislivelli sono tutto sommato molto contenuti. L'unica cosa sta nel fatto che durante il percorso nella forra ci sono dei passaggi che sono un po' esposti, per cui mi raccomando di informarvi bene sulla difficoltà del percorso, di attrezzarvi bene, se lo promuovete ricordatevi di attrezzare bene e di descrivere bene quali sono i materiali necessari, magari invitate ad esistere persone che sono particolarmente sensibili a particolari pareti verticali che possono in qualche modo ledere la sensibilità di alcune persone. Il percorso è semplice, non è difficoltoso, però se banalmente una persona soffre di vertigini, forse questo non è il percorso più adatto. Tra uno degli altri, questo no. Tra un altro esatto, esatto, anche se ne vale veramente la pena perché è spettacolarmente meraviglioso. L'attacco del sentiero è molto semplice, una volta arrivati a Campione si parcheggia nel parcheggio principale della piazza e poi il sentiero è segnato. Voi che l'avete fatto da fuori l'avete trovato difficile? No, io non sono... L'hanno fatto i tuoi collaboratori. Quali sono state le vostre sensazioni? No, il percorso è bellissimo, però come diceva lei bisogna essere un attimino attrezzati, scarponcini, un raggio, un cappellino. Ecco, non servono corde, non serve niente, no. Servono degli scarponcini, un cappellino, una borraccia. Però effettivamente ci sono dei pezzi di sentiero che sono tanto spettacolari quanto possono essere. Se uno soffre un po' di vertigini magari un attimino. Esatto, esatto. Però ne vale la pena. Esatto, sono d'accordo con te. Scusa se ti ho dato il tuo. Quindi l'attacco del sentiero porta a questa forra, scusate se mi perdo un attimo sul clima, ma secondo me è fondamentale perché qui arriviamo ai contenuti scientifici del percorso. Perché qui, come del resto sulla maggior parte della Garda, abbiamo un dato estremamente interessante. Conosciamo tutti quello che viene attribuito come mediterraneità del Garda, come clima mediterraneo. Il clima mediterraneo viene descritto sulla base di particolari e precisi parametri, però se noi andiamo a vedere due curve, che sono quella delle precipitazioni, che è questa, e quella delle temperature, vediamo che questo clima, se andiamo a considerarlo nel grande sistema dei climi,
proprio come figura è diversa da un clima mediterraneo vero e proprio, da un mediterraneo attenuato, da un submediterraneo, ma va a collocarsi proprio in un clima che chiameremmo centroeuropeo prealpino. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo in un vero e proprio clima mediterraneo, però le temperature, non essendo mai al di sotto dello zero, fanno sì. E perché non lo sono mai? Perché il lago che si scalda durante l'estate rilascia calore durante l'inverno. Di conseguenza, anche se siamo in un ambiente di transizione prealpino centroeuropeo, di fatto abbiamo una mediterraneità climatica che fa sì che proprio questa zona sia zona di incontro tra la regione mediterranea e la regione europea. Quindi abbiamo elementi mediterranei che si trovano a diretto contatto con elementi medioeuropei. E quindi questo è il grande passaggio, la grande importanza strategica e biogeografica di questa regione. In di conseguenza cosa vedremo all'interno del percorso? Quello che si vede normalmente in inverno, che spesso ci si chiede sulle sponde del lago, cioè un paesaggio ancora verde lussureggiante rispetto a un paesaggio dove naturalmente le foglie degli alberi cadono durante la stagione avversa. Questo perché? Perché il clima delle specie sempreverdi è proprio legato a questo clima di tipo mediterraneo di transizione verso il centro dell'Europa. E uno degli elementi più fondamentali sta proprio in questa pianta sempreverde, che è una quercia che si chiama leccio, che trova proprio gli avamposti qui sul Garda e solo in altre regioni della Medio Europa, altrimenti la troviamo in tutto il bacino del Mediterraneo. Un'altra cosa interessantissima sta nel fatto che la commistione del clima con la commistione delle rocce fa sì che lungo tutto il Garda questa regione si inserisca in questa autostrada naturale fatta di rocce calcaree che collegano la penisola balcanica con le Prealpi. Quindi climaticamente abbiamo una transizione tra il clima mediterraneo e quello medioeuropeo. Geologicamente invece siamo collegati su tutto l'arco prealpino, addirittura con i Balcani. Quindi la flora che ne deriva cos'è? Abbiamo per esempio arbusti, ma che fanno impressione dalle dimensioni del tronco, di rosmarino, che sappiamo tutti che nei nostri orti dobbiamo coprire in inverno perché altrimenti muore. Invece il microclima del Garda consente di vivere addirittura spontaneo su queste rupi, per questa commistione di clima mitigato ma anche di rocce che facilitano che cosa? L'insediamento di queste piante e la perdita di acqua in surplus. Non solo però, come vi dicevo prima, clima e rocce fanno sì che in questa forra ci sia addirittura una flora esclusiva, presente solo esclusivamente qui nella forra e in poche altre stazioni dell'Alto Garda. È il caso di questo fiorellino sempreverde, si chiama Daphne, che non è la Daphne di Ovidio delle Metamorfosi, che in quanto quella Daphne era invece l'alloro, ma l'inneo, ispirandosi al nome originario dell'alloro, che è Daphne in greco, ha dato origine e ha descritto questi nuovi arbusti chiamati Daphne, in questo caso è Daphne reichsteini. E vedete che se noi andiamo a vedere la regione della provincia di Brescia e quella di Bergamo, questa pianta vive solo ed esclusivamente in questo territorio. Quindi commistione, come vi dicevo prima, e intersezione di clima, di rocce e di storia fanno sì che ci siano piante esclusive di questo territorio. Tante altre piante che magari conoscete, che invece hanno una distribuzione prealpina, questo si chiama raperuzzolo di roccia, è una pianta che c'è un po' tutte le Prealpi, però solo dove ci sono queste rocce calcaree e dove il clima è tutto sommato mitigato dalla mesoclima prealpino e dalla regione dei Grandi Laghi. Quando invece si prosegue all'interno della forra, l'ombreggiamento, l'atteggiamento fa sì che insieme a questi elementi floristici ci siano anche elementi di flora nemorale molto particolare.
molto particolare, come il caso di questa felce che non tutti conoscono, che è Phyllitis colopendrum, lingua di cervo, e vedete che tutto sommato ha un aspetto molto differente rispetto alle normali felci che noi conosciamo, che hanno la fronda molto frastagliata. In realtà, prima devo confessarvi una cosa, che parcheggiando qui fuori, nel parcheggio che dà sul Vittoriale, c'è proprio un piccolo rio, e se voi andate a vedere potete osservare questa pianta che non sapevo fosse presente anche in questa, a ridosso della vostra sede. Usciti dalla forra, e con questo concludo, il clima cambia radicalmente, perché la verticalità di questa forra cambia e il paesaggio diventa delineato e designato da che cosa? Dall'intervento dell'uomo. Non per questo questi aspetti sono molto meno affascinanti, anzi, dopo la breve salita, che in qualche momento può essere anche faticosa, ci si rilassa lungo questo paesaggio che diventa molto più dolce, e poi, raggiunta poi la strada di Pregasio, poteste godervi tutta la passeggiata lungo lago sino ad arrivare a Pieve. Lì a Pieve potete scegliere due cose: o scendere attraverso la strada che conduce al porto di Tremosine, è un sentiero, oppure attraverso la forra del torrente Brasa, che spettacolarmente è meravigliosa, ma che ha ancora l'unico difetto di essere percorsa dalle auto. Quindi starà a voi la scelta. Vi auguro buona passeggiata e spero che possiate promuovere questo itinerario di Goethe, che nel 1786 si aprì agli occhi proprio di questo grande letterato tedesco. E con questo vi ringrazio. E a supporto di queste informazioni che ha dato appunto il professore Almiraglio, vi do delle informazioni cosiddette di servizio, che nel museo centro visitatori appunto del parco metteremo delle mappe climatiche, proprio per riprendere questo discorso che abbiamo fatto sul clima, anche perché si parla molto oggi di clima, ambiente eccetera, quindi aprire questo discorso anche nel parco, insomma, nel museo è molto importante anche per i giovani, per inserirli in questo. Il secondo itinerario che vi proponiamo è Seguendo San Francesco, itinerario da Brescia a Garniano, cioè dalla chiesa di San Francesco a quella di Garniano. Ora, San Francesco nella sua vita e nelle sue espressioni, come il cantico, diciamo, delle creature, ha dato dei valori universali, quindi non perché siano di San Francesco in particolare, ma proprio perché sono dei valori sentiti un po' da tutti, come l'ecologia. Ora però si è scoperto un altro aspetto che non era stato pubblicizzato finora e che ha scoperto Oreste Bazzichi, che è un professore che insegna a Roma, alla Chiesa, cioè all'Università di Roma, che siccome il padre era archivista eccetera, ha potuto accedere a tutti questi archivi che riguardavano San Francesco eccetera, e quindi c'è il lato economico, cioè tutta l'economia francescana che ad esempio ha inventato, così ha creato ad esempio i Monti di Pietà. Era, quindi non è che era, cioè, per la povertà assoluta come si pensa, no, è un tipo di povertà, di investimento, cioè davano appunto aiuto anche alle imprese, quindi si sta rivalutando, cioè, questo tipo di economia che è sempre più attuale. Quindi nell'ambito anche di questo percorso daremo anche delle informazioni in questo senso. Quando saranno le guide cartacee e in internet, perché avremo appunto il Parco Garda BC, il sito, saranno in italiano, inglese e tedesco, però come ho detto saranno riassuntive, perché il resto, le informazioni saranno nel sito, e di volta in volta saranno a queste informazioni di base aggiunte altre informazioni, altre idee, e quindi in un progress continuo. Quindi il secondo abbiamo detto, l'itinerario di San Francesco, che però ci sarà illustrato dopo da Paolo Ascagni, che è il coordinatore dell'associazione Quem e Quinto Elemento, che è il nostro partner del progetto. Prego.
Importante collegandosi con le realtà che ci sono già qua, perché
insomma, questa Italia, ce lo diciamo sempre, ha delle bellezze meravigliose, ma naturalmente sfrutta in senso buono assai poco. Quindi, per quanto riguarda il discorso di San Francesco, in quale misura sono, diciamo, coinvolto, allora sono presidente di dell'Unione Italiana Libero Teatro, quindi siamo 900 compagnie in tutta Italia, 15.000 soci. Ovviamente ciò che riguarda tutto il teatro legato al teatro medievale, le sacre rappresentazioni, figure religiose, chiaramente sono direttamente implicati in molte nostre compagnie. Ma in maniera più, diciamo, più diretta, io sono direttore di un centro studi sulla figura di San Rocco, dal punto di vista proprio della storia medievale e dal punto di vista rigorosamente storico-biografico. Il legame è immediato perché San Rocco è considerato un terziario francescano. Devo dire che non abbiamo, diciamo, le prove provate, però diciamo, è una tradizione antichissima, e se consideriamo la figura di San Rocco vediamo che la sua vita presenta delle notevoli similitudini con quella di San Francesco. Anche lui lascia tutte le sue ricchezze per dedicarsi a una vita di povertà cristiana, e comunque i valori francescani lui li ha vissuti tutta la sua vita, quindi diciamo il legame è immediato. Dal punto di vista prettamente storico la figura di San Rocco è estremamente complicato, perché dal punto di vista biografico abbiamo veramente poco, a differenza di San Francesco, di cui conosciamo gli aspetti salienti della sua vita e della sua biografia. Io temo però che li conosciamo ormai talmente bene che ci siamo abituati, per cui generalmente quando noi raccontiamo cose del passato tendiamo a leggerle filtrate dalla nostra sensibilità, per cui ci permettiamo di fare considerazioni e accuse sull'uomo medievale a partire da considerazioni e valori che sono nostri, e soprattutto siamo abituati anche a una certa immagine un po' agiografica. Ma quando noi pensiamo e leggiamo con molta semplicità, io qui mi sono fatto giusto due o tre note e le leggiamo così en passant, diciamo che questo ragazzo che nasce nel 1182, quindi siamo in, vuol dire, parliamo ancora di San Francesco a distanza di così tanti secoli, diciamo che lui a un certo punto voleva fare il cavaliere e viene catturato in uno scontro a Perugia, e scusate, non a Perugia, viene trasferito a Perugia e per un anno in carcere, e questa cosa la leggiamo così, per un anno in carcere, non è esattamente un giorno, non è una settimana. E comincia a meditare sulla sua vita, poi c'è tutta una serie, se vogliamo, di aspetti più o meno miracolistici. Il concetto fondamentale che ci interessa oggi è che lui comincia a mettere in discussione la sua vita, fino ad arrivare al punto, anche qui lo diciamo con molta nonchalance, decide di rinunciare all'eredità paterna, che era un'eredità notevole, e la liquidiamo in questo modo. Oh, che bravo! Veramente un personaggio coerente, ha preso sul serio il Vangelo e l'ha messo in pratica. Io stiamo proprio facendo un lavoro analogo sulla figura di San Rocco e ci soffermiamo su questo perché noi cerchiamo di rimandarlo alla realtà di oggi. Se oggi ci dicessero che c'è un tizio che è ricco e straricco, che può dedicare tutte le sue ricchezze, tutti i suoi vizi e stravizi, abbandona tutto, probabilmente non faremmo il commento di oh che bravo San Francesco, diremmo che è sostanzialmente matto, tutti quei soldi dovrebbe darli a me, se poi li lascia in beneficenza figuriamoci, e se magari li destina a un ONG che salva i migranti in mare, caro mio, che si apre un pandemonio che metà e basta. Quindi cerchiamo di considerare le cose in quel momento, la gente di quel momento, cioè noi, con la nostra mentalità che non è molto cambiata, daremmo un giudizio feroce di questo scemo che si permette di buttare via tutti i soldi che ha per dedicarsi a una vita di povertà cristiana, che voleva dire andare a dormire chissà dove nelle condizioni più incredibili, cercando di fare evangelizzazione. Qui ognuno dal punto di vista religioso la pensa ovviamente come vuole, ma comunque è una persona che crede fortemente in un valore che può essere religioso, può essere etico, può essere laico, e lo mette in pratica, cosa a cui noi siamo abituatissimi. Noi abbiamo in Italia milioni di persone che sono coerentissimi con i valori che proclamano e che espongono, e
della serie fate quello che vi dico, ma non fate quello che faccio, perché diciamo così. Quindi direi, ecco, vediamo di inquadrare San Francesco un po' in questo modo, che credo che sia molto più interessante, perché dire anche che nel 1219 va in Egitto perché vuole evangelizzare i musulmani. Si trova di fronte a questo sultano, piglia e va, rischiando la pelle, quindi diciamo non siamo esattamente di fronte a una persona che fa delle cose semplicissime. Raccoglie attorno a sé un numero sempre crescente di frati, e nel momento in cui lui è il capo, tra virgolette, di una comunità di persone che lo seguono più o meno in adorazione, lui decide di far fare il superiore, chiamiamolo così, a un'altra persona, quindi rinuncia alla posizione di potere, diciamo sempre in una visione assolutamente molto simile a quello che succede nei nostri giorni, finché questa sua regola viene accettata e quindi viene confermata ufficialmente dalla Chiesa, e appunto nasce la regola dell'ordine dei frati minori, che poi avrà tutta una storia lunghissima, con tante diramazioni, con tanti cambiamenti. Tra le cose più belle che si ricordano di San Francesco c'è anche il fatto che lui nel 1223 a Greccio inventa questo presepe vivente, diciamo, questa rappresentazione vivente della nascita di Gesù, ed è l'origine della tradizione cristiana del presepe. Quindi anche questa, diciamo, un'idea sua che si è perpetuata nei secoli. La cosa appunto che a me colpisce molto di questa figura straordinaria è proprio il fatto che a distanza di 7-8 secoli ancora parliamo di San Francesco, dei valori di San Francesco, di ciò che può dire oggi all'uomo moderno, il che mi fa pensare che questo uomo era decisamente un uomo eccezionale. Mi fa anche pensare che forse in 8 secoli non è che abbiamo come genere umano migliorato di molto il nostro percorso, perché ancora possiamo prendere insegnamento ed esempio da una figura di 8 secoli fa. Come dire che i punti essenziali del genere umano non sono fondamentalmente cambiati, e questo, come dire, è una riflessione sulla quale forse potremmo aprire grandi discorsi. Insomma, il grande progresso tecnologico che abbiamo avuto probabilmente non è stato seguito e accompagnato da un progresso anche etico, anche morale. Uno degli aspetti, del tanti aspetti della figura di San Francesco, che rientra ovviamente in questo discorso del percorso, è appunto, come è stato già detto, il rapporto tra San Francesco e l'ecologia, dove la parola ecologia, insomma, anche qui capiamoci, perché ha molti significati. Innanzitutto diciamo che da un punto di vista sempre religioso, nel 1980 Giovanni Paolo II, con una bolla pontificia, ha dichiarato San Francesco patrono dei cultori dell'ecologia, quindi lo ha presentato ai credenti come una figura centrale anche dal punto di vista dell'ecologia. Conosciamo tanti episodi anche più o meno leggendari, diciamo, del rapporto tra San Francesco e il problema dell'ecologia, però è chiaro che qui dobbiamo andare un pochino più in profondità. Parlare di ecologia nel Medioevo, di spirito ecologico, di concezione ecologica, la parola non esisteva neanche ancora. Nel Medioevo è una cosa, oggi evidentemente un'altra. Nel senso che non è che la parola ecologia oggi ha un significato che può essere rapportato a questo. La parola ecologia, peraltro, venne inventata da Haeckel, parliamo dell'Ottocento, quindi voglio dire, significava semplicemente, in maniera molto, molto asettica, il rapporto tra gli organismi viventi e l'ambiente circostante, punto. Quindi un aspetto abbastanza neutro, quindi un discorso prettamente scientifico e biologico. Oggi quando diciamo ecologia lo usiamo spesso in termini un pochino più drammatici, nel senso che generalmente quando nominiamo problemi ecologici, l'ecosistema, lo sviluppo sostenibile, ne parliamo da un punto di vista anche di preoccupazione, perché sostanzialmente il concetto legato immediatamente a questa parola è siamo nei guai, nel senso che continuiamo a devastare il nostro ambiente, e quindi diciamo c'è un aspetto che lo fa passare da una concezione, come dire, rigorosamente e neutralmente scientifica a una concezione ben più etica, diversa.
con un aspetto di drammaticità e di urgenza. La parola ecologia nel suo stesso significato è interessante, perché quando andiamo a pensare al significato delle parole, anche questo lo vediamo un po' per scontato. Dal greco, eco, logos, quindi discorso, ragionamento, studio sulla casa. Quindi la parola di riferimento non è ambiente, ma è la casa, che è una sfumatura interessante, perché non ci stiamo dicendo che dobbiamo studiare e lavorare sull'ambiente come se fosse una cosa esterna che ci conviene tenere a posto, ma insomma è una roba un po' generica. Stiamo parlando della nostra casa, quindi l'ambiente in cui viviamo è qualche cosa che se distruggiamo siamo anche un po' pessimi, nel senso che dico, vabbè, tu ti metti a distruggere la tua casa, probabilmente hai qualche problema. Quindi c'è tutto anche un giudizio in questa parola, che non è semplicemente una settica indicazione di cose da fare, è anche questo. Ora, da questo punto di vista, che cosa ci può insegnare San Francesco? Il riferimento immediato al Cantico delle Creature, con questa tutta questa bellissima espressione che è ovviamente religiosa, che è ovviamente estetica, che è di letteratura, è uno dei primi più belli esempi di letteratura di lingua volgare. Ma al di là di questo, diciamo che sostanzialmente in questa bellissima poesia San Francesco ci indica un atteggiamento completamente diverso rispetto a gran parte dello sviluppo anche della modernità, che ha generalmente considerato la natura come qualcosa da padroneggiare, da sfruttare a proprio piacimento, incuranti delle conseguenze per le generazioni future. Noi parliamo tanto dei giovani, poi fondamentalmente ce ne disinteressiamo dalla mattina alla sera, a cominciare dagli atteggiamenti non ecologici che noi abbiamo, pensando che poi tanto sarà un problema di altri. Questo è un atteggiamento tipico di anche di certi personaggi dell'alta politica, quindi non è una roba così, diciamo, che ci passa sopra, è un qualche cosa che distrugge il futuro delle giovani generazioni, quindi è una responsabilità non da poco. Sarocco dice che, scusate, San Francesco, quando parla nel suo cantico, ci invita a riscoprire il sacro nella natura. Anche qui la parola sacro, intendiamola, può essere intesa in senso religioso, ma non necessariamente. Devi anche riconciliare con la natura, di tutto il male che hai fatto, che poi la natura in qualche misura ti ritorna, perché tanti disastri che ho, diciamo, non sono casuali, nascono anche da uno sfruttamento cinico di tutto quello che abbiamo fatto negli anni, quindi la natura si ribella, no? Come si dice, che è verissimo. Con un'ultima considerazione, che la violenza dell'uomo sulla natura è il punto, cioè non stiamo parlando di incuria, di incapacità, di cinismo, di disinteresse, parliamo di violenza. E se una persona è violento sulla natura, è violento con se stessi e con gli altri, cioè non è che le cose sono slegate. Uno che ha disinteresse, incuria e violenza sugli aspetti dell'ambiente lo ha anche nel resto della vita, cioè non è, difficilmente queste cose sono scisse. Quindi, come vedete, insomma, mi fermo qui su questo perché potremmo allargare il discorso moltissimo. Questa figura straordinaria continua a dirci delle cose straordinarie. Ultimissima considerazione. Noi abbiamo indicato nel percorso la chiesa di San Francesco di Brescia e quella di Garniano. Sono due chiese molto belle, anche molto antiche, nate comunque legate a dei conventi di francescani. La data di fondazione, di inizio, i lavori di costruzione della chiesa di Brescia sono verso il 1265, quindi parliamo di un periodo, una quarantina d'anni dopo la morte del santo, quindi già c'era una grande seguito, quindi una grande popolarità. È una chiesa che ha, insomma, vari altari, navate, sette cappelle, sette altari, ci sono i chiostri, c'è questa bellissima croce di San Francesco che mi sembra di ricordare però che fa parte del tesoro non visionabile, almeno questo era quello che avevo appunto visto questo aspetto. Quindi diciamo è un grande capolavoro che ha avuto ovviamente nel corso degli anni moltissime, diciamo, ristrutturazioni e rifacimenti, che però ha mantenuto questo aspetto, diciamo, questa antichità appunto austera, esatto, termine che non riuscivo a trovare, austera, perfetto, perfetto. Per quanto riguarda la chiesa di San Francesco Garniano, che è molto diversa,
anche questa, diciamo, iniziata verso il 1289, sempre come parte di un convento francescano, con il suo chiostro, il suo portale, e concludo come avevo iniziato, in questa chiesa di San Francesco a Garmiano c'è anche la cappella di San Rocco, quindi come vedete abbiamo perfettamente chiuso il cerchio del discorso. Vi ringrazio dell'attenzione, spero davvero che questo percorso è chiaramente legato, non specificamente come gli altri, a un aspetto esclusivamente, no, paesaggistico, culturale. C'è anche tutta una serie di riflessioni che ho cercato in qualche misura di darvi e che secondo me fanno sempre parte di quella, dovremmo sempre darci di più l'abitudine a non dare nulla per scontato, ma come dire, a riflettere sulle cose, andare un po' alla radice delle cose. Poi noi siamo abituati che le notizie viaggiano in 3 secondi, se no sono già un po' troppo lente, senza approfondire, senza guardare, senza studiare. Io, come dire, vi invito allo studio e alla riflessione, lo faccio sempre, lo faccio a me stesso, lo faccio a tutti, perché il futuro dei giovani e dei meno giovani è solo nella cultura. Questo paese si salva se fa una rivoluzione culturale, economica, sociale, politica, va tutto bene, ma se non cambia la cultura e la mentalità di questo benedetto paese che è l'Italia, siamo destinati a finire molto male. E con queste parole di pace e di speranza vi ringrazio dell'attenzione. Di servizio, cioè questi itinerari saranno possibili, cioè, prenotarli dal mese da gennaio 2020, per cui abbiamo tutto il lavoro del sito, della pubblicazione eccetera, quindi dal 2020 saranno disponibili. Poi 2 osservazioni all'atere di quanto ha detto dottor Ascagni, è che se noi, cioè noi non è che dobbiamo salvare, cioè, la terra, perché la terra comunque continuerà, non è che è un problema, dobbiamo salvare il nostro stile di vita, cioè nel senso che noi vivremo male sul pianeta. Quindi tu dici, sappiamo il paese, sappiamo il bene, ma sappiamo il nostro stile di vita, e questo è che dobbiamo capire. Non è che dobbiamo fare un'azione verso la terra, è un'azione verso noi stessi, perché è logico che se viviamo in un mondo inquinato, se viviamo in un mondo dove ci sono rifiuti eccetera, viviamo male, abbiamo dei problemi. Quindi questo secondo me è l'aspetto più importante che bisogna capire, cioè insomma è un po' così eufemistico, dice salviamo il pianeta, quello va per conto suo, non è che c'è bisogno del nostro salvataggio, non gli succede niente, a noi che succede, perché quello continuerà nei secoli, insomma, dico, non lo so, poi disastri dell'universo, non lo so. Comunque noi teniamo conto che anche in questo momento noi non è che stiamo fermi, noi siamo un piccolo pianeta, un qualcosa che gira intorno all'universo, quindi non è che siamo poi così importanti che possiamo decidere il destino di tutto l'universo. Quindi intanto se riusciamo a fare qualcosa per vivere meglio qui, dico, insomma, come si dice, diamoci una ridimensionata, ecco, questa credo che sia abbastanza importante. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda il cantico delle creature, ho scoperto, qui bisogna sempre studiare, ho scoperto che è stato pubblicato un volumetto che è Sorella Musica, da una professoressa, cioè di Torino, eccetera, pianista eccetera, perché c'è il cantico delle creature, è stato musicato da tre autori che sono contemporanei, di cui una ancora è viva di questa, quindi anche il cantico delle creature, quindi è stato musicato e poi tradotto anche in altre lingue, perché è molto attuale, ecco, in questo senso qui. Quindi San Francesco ha questo, cioè che parte anche chi non è cattolico, anche chi non è cristiano, però i valori di San Francesco sono i valori universali che sono riconosciuti da tutti. E questo è l'importante, appunto, e sarà oggetto, adesso stiamo vedendo come Associazione Arte Lombardia, di partecipare a un progetto di Europa Creativa, cosiddetto, partendo proprio dalle architetture francescane i valori per lo sviluppo del territorio, perché San Francesco ha ispirato intanto la pittura, Giotto, tutte le pitture, proprio quindi ha dato questo. Quindi abbiamo detto anche la parte musicale, poi diciamo anche la parte teatrale, perché ci sono vari di questi, cioè, testi, cioè, che riguardano San Francesco, quindi ha dato il via a tutta una serie di cose, a parte poi l'ecologia, che insomma è la cosa un po' più importante.
E vorrei adesso passare al terzo itinerario che io ho chiamato un po', beh, certamente un po' giocato un po' sull'immaginario, cioè limoni limoni itinerari del Garda, sarebbero i cosiddetti percorsi enogastronomici, però a partire dal limone che è una parte importantissima. E ce lo presenterà Fabio Candossi, che gestisce la limonaia antichissima La Malora. Poi è importante, cioè noi abbiamo identificato in Fabio Candossi, quando dobbiamo introdurre al centro visitatori del Garda eccetera, l'idea nostra è stata di filmare, cioè di fare un ologramma, cioè una presentazione che dia il benvenuto, cioè che è rappresentato quindi da Goethe, e dovevamo trovare l'attore, la persona che potesse, e l'abbiamo fortunatamente trovata proprio Fabio Candossi, che sarà lui ad impersonare Goethe, quindi no, perché questi sono dei percorsi in cui ognuno ci deve mettere del suo, praticamente nasce dalla collaborazione e dalle idee un po' di tutti. Tu volevi presentare Non solo questo, io devo dire che Fabio Candossi è proprio quella testimonianza di chi ha cura della casa di tutti noi. Ricordo che solo sabato scorso c'è stato un importante convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti e degli Agronomi e Forestali sulle limonaie del Garda. Le limonaie del Garda costituiscono il paesaggio del Garda e del nostro territorio, non hanno semplicemente un valore agricolo, architettonico, è un'identità culturale del nostro territorio. Pensate che è il posto più a nord del mondo dove maturano i limoni, dove abbiamo i capperi, e se noi possiamo avere questo grande valore, ripeto, anche culturale, è grazie a quei privati che con grande coraggio e passione, ma anche con sacrificio, mantengono questa realtà. Quindi per tutti noi, una testimonianza è qui con noi e vi illustrerà questo itinerario, Fabio Candossi. Allora creiamo intanto l'atmosfera, prego. Infatti mi sento un po' di contestare l'intervento che mi ha preceduto, solamente non perché non era detto bene, ma perché secondo me bisogna smetterla un po' con l'ipocrisia delle belle parole, perché quando si fa i conti con la realtà agricola, che è faticosa, e noi ci siamo allontanati, penso, come società, come persone, da tutta quella fatica che hanno fatto i nostri predecessori e che li ha martoriati sia nel fisico che nella mente, per cui anche tanti problemi mentali c'erano tra gli agricoltori, e parlo delle persone che poi facevano realmente il lavoro nei campi. Infatti io, quando 3 anni fa ho deciso di proseguire un po' il lavoro nella limonaia che ha iniziato benissimo mio papà,
è stato un momento un po' travagliato e ero consapevole perché vedevo il papà sempre impegnato in limonaia, però non sapevo neanche fino in fondo cosa volesse dire lavorare. Poi il mio problema è stato anche diverso. Oltre, lui si è occupato di ristrutturare la limonaia e ha potuto farlo anche grazie a quei soldi che guadagnava attraverso un'altra attività, che era quella poi di avere un negozio d'abbigliamento. Io non avevo questa professione e mi sono dovuto scontrare con le difficoltà nel mantenere una struttura, perché è vero che si parla di cultura, ma in Italia abbiamo tante cose belle, il fatto è che è difficile mantenerle, perché una chiesa costa, un porticato del Settecento costa mantenerlo. E come si fa? Dove vengono questi soldi? Qualcuno li deve tirare fuori, cioè, come si fa a mantenere le cose? Io e mio papà mi stiamo tirando fuori personalmente, lo facciamo volentieri, siamo privati, ma si considerano persone a tutti gli effetti, per cui anche qui il privato divarica un po' e diventa anche un po' pubblico. E perché ci sentiamo questa responsabilità di dover mantenere questa tradizione che poi è stata un'occasione per il papà entrare in questa casa con la limonaia. Pensate che prima di ristrutturare la casa ha rimesso insieme, ha coperto i limoni che erano tutti morti quando sono arrivati. Adesso abbiamo delle piante grandi, anche centenarie, perché sono arrivate da una limonaia che al tempo era ancora attiva. Io mi sento molto presente, molto al centro, diciamo, di queste discussioni, perché si è parlato di tante cose che mi riguardano. Ho la cultura, purtroppo dovrò parlare un po' della mia esperienza, non è per vantarmi o altro, per mettermi in luce, ma perché in qualche modo sono chiamato in questa veste, in questo ruolo, e per cui adesso affronto questa attività, ma prima ne facevo altra, prima ho fatto un po' di teatro anch'io come signora, poi un po' ho fatto anche pittura, ho dipinto, sono sempre stato vicino al mondo dell'arte, fino ad avvicinarmi alla limonaia, ed è stata una scelta un po' dovuta al fatto che il papà stava invecchiando e c'era bisogno di sostituirlo, un po' anche nel mio processo artistico mi ha portato a questo. Negli ultimi tempi avevo anche crisi artistiche, non riuscivo più tanto bene a focalizzare cosa dovevo fare, come lo dovevo fare, stavo leggendo molto, stavo studiando molto, ho letto soprattutto Florensky, che è uno scrittore, ma non solo, scienziato russo di inizio secolo. E questo mi ha illuminato su tanti aspetti. Prima di tutto mi ha fatto piacere sentire parlare di Bach, perché anche Florensky, parlando di Bach, che stimava molto, diceva che appunto lui, Bach, come lo conosciamo noi, era solo il figlio, il nipote, il pronipote di una dinastia, di una famiglia di musicisti, per cui in qualche modo non ha fatto altro che portare avanti una tradizione. Ecco, già queste parole mi hanno aiutato a scegliere di mantenere e di portare avanti la tradizione della limonaia, mi hanno convinto in qualche modo anche a livello più spirituale. E poi si è parlato di Goethe e anche Florensky parlava di Goethe, per cui ecco, mi sento molto partecipe e centrato in questo piccolo incontro che facciamo insieme. E io, tra l'altro, visto che ho fatto anche l'attore, è stata a Mela Verde pochi giorni fa a fare un servizio sulla limonaia, che spero poi venga bene, e vediamo se ho portato. Probabilmente l'ho dimenticato in macchina, è un po' grave perché volevo leggere la poesia di Montale sui limoni, però diciamo, magari riusciamo a recuperarla su internet. Sì. Ecco, dai, fatemi questo favore. E perché volevo leggervi questa poesia? Perché quando ho saputo che sarebbe arrivata Mela Verde, volevo anche parlare, dire una cosa di un poeta importante, aveva scritto sui limoni. E rileggendo questa poesia mi sono proprio accorto che parla esattamente, perché poi il paesaggio ligure dove Montale si è ispirato, da dove veniva, è molto somigliante al nostro. E rileggendo appunto la poesia di Montale sui limoni mi sono reso conto che tu
tutta l'esperienza anche che ho avuto prima a livello culturale, più che altro come pratica attoriale, perché l'attore non è come il regista che studia così tanto e approfondisce, più un uomo che agisce e che ha bisogno di cose più, anche più terrene per potersi. Però in qualche modo tutta questa mia esperienza mi è stata utile. Ecco. Allora, leggendo questa poesia, vorrei in qualche modo descrivervi quello che potrebbe essere il paesaggio che potete incontrare in una limonaia. Perché i limoni, è un bello titolo che ha dato, limoni, limoni, i limoni non fanno bene solo perché hanno la vitamina C e tutto il resto, ma fanno bene anche perché in qualche modo questi frutti hanno una magia, penso poi altre piante, io sono specializzato su questi, fanno bene all'anima. Infatti tanti visitatori che vengono nella limonaia mi parlano spesso di un'impressione che li coglie, che ha un aspetto legato un po' alla sacralità, alla dimensione anche più spirituale dell'uomo, vedere queste grandi piante all'interno di queste strutture che sono curate, è un'impressione che tocca anche l'anima. Ecco, volevo dirvi questa poesia. Ascoltami, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante, dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla, le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa stapparsi da terra, e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Con lo sguardo fruga d'intorno e la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta al tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case e la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni
le trombe d'oro della solarità. Ecco, in qualche modo è questo che avviene all'interno di un giardino di limoni ed è una sensazione unica. Io riscontro nelle persone che vengono a visitare la limonaia una grande gioia, una gioia anche intima, personale, profonda, che, e per cui riesco a instaurare con queste persone una vera e propria amicizia, anche se si soffermano per pochi minuti, anche se a volte il tempo che posso dare non è tutto quello per approfondire, perché in qualche modo sono accorto che la limonaia funziona, riesco a guadagnare quei soldi che mi permettono prima di tutto di mantenerla nelle sue lavorazioni, nel ricambio del materiale e poi anche per mantenere la mia famiglia. Questo è un motivo d'orgoglio per me e sono convinto che possa essere, sono aperto poi a tutte le persone che vogliono chiedermi un po' informazioni su quello, su come conduco la cosa e come potrei migliorarla, come scambiarci delle informazioni. Ecco, per cui questo itinerario nelle limonaie secondo me può rappresentare anche per il futuro un incontro, un momento molto importante. Non dimentichiamo che nella chiesa di San Francesco sono scolpiti nel suo chiostro i capitelli e dei frutti, degli agrumi, anche il pesce, ma anche i limoni, proprio a testimonianza del fatto che prima le piante sono state coltivate anche e portate, dice la tradizione, da loro e poi si sono allargate anche nel territorio circostante. Un'altra figura importante e un itinerario che posso proporre e che mi hanno già anche proposto quando sono venuti a visitare la limonaia i padri Comboniani, un'altra persona che non so se è considerato santo oppure forse sì, Daniele Comboni, che è anche un santo più attuale, che non, perché San Francesco non ha età diciamo, però anche Comboni rappresenta ed era figlio di un signore che è un giardiniere di limoni e si è spostato a Limone da Bogliaco, quindi da Gardiano, proprio perché lì era concentrata la maggiore esperienza dei giardinieri per andare a lavorare in nuove limonaie che venivano formate a Limone. Per cui anche l'itinerario di Daniele Comboni, insieme magari ai padri Comboniani che tuttora stanno in una limonaia, potrebbe essere una cosa interessante da sviluppare. Potrei dire tante cose, mi piacerebbe farlo perché sono un po' egocentrico, però adesso le scriveremo, le metteremo nel sito. Ecco, grazie a tutti. Penso che si stia delineando, cioè, l'idea di come noi vogliamo fare questi itinerari, cioè un po' sdoganarli da quello che è un aspetto prettamente commerciale, quindi questo è importante, perché chi va a, che effettua questi itinerari deve avere qualcosa, cioè deve ricevere qualcosa da conservare e poi volevo, per quanto riguarda San Francesco, noi come Associazione Arte Lombardia ci avvaleremo delle conoscenze dell'architetto Molinari e del professor Toffoli che sono nostri soci e che quindi insomma ci potranno dare delle indicazioni maggiori su quelli che sono gli itinerari. Il quarto percorso che noi proponiamo è questo clima e ambiente, itinerario del paesaggio, è abbastanza semplice perché cioè, un po' per tutti quanti e comprende il museo del parco centro visitatori e l'osservatorio naturalistico e poi lo faremo cioè, insieme in collaborazione con la Brescia Onlus di cui il nostro presidente è qui, ma comunque il presidente appunto della Brescia è qui ma ne parleremo dopo, intanto introduciamo, prego. Thank you.
personale, se vuol dire, ecco, due parole della nostra collaborazione. Sì. Intanto vi ringrazio dottoressa Busico, perché ha avuto questa brillante idea, una persona di Roma, che spero sia innamorata dell'Alto Garda, del Midio Alto Garda. Non è l'unica, perché a Tuscolano c'erano già dei tuoi avi che avevano avuto la buona idea di venire a vivere con una bellissima villa di cui sono visibili i resti. Io vorrei rivolgermi soprattutto ai ragazzi. Io sono medico, sono presidente di AI, come diceva la dottoressa Busico, che è l'Associazione Italiana contro la Leucemia e Linfomi a Roma. La collaborazione è nata da un coinvolgimento che ha avuto dottoressa Busico con i nostri ragazzi in viaggio per guarire, di questo progetto che, se non conoscete, vi invito a conoscere e incontrarli. Ragazzi della vostra età, affetti da malattie oncoematologiche, leucemie, tumori del sangue o tumori solidi, che hanno deciso di dare una svolta alla loro vita con grande coraggio e di testimoniare la loro esperienza ai loro pari età. Questi ragazzi, questa è una novità, Augusta, sto preparando un progetto che vedrà inizialmente coinvolti loro. Io, tra le altre cose, sono un velista, quindi amo profondamente il lago, ma veramente tanto. Le mie origini, i miei bisnonni erano di Gogliacco, di Garniano. Non dico Garniano perché, vedete, ho rimproverato i gardesani, no, che sono un po' chiusi così, ma forse è un po' anche una fortuna, perché abbiamo un po' la guarda ancora intatto dal punto di vista ecologico, un po' chiusi, molto gelosi direi del loro territorio. I miei bisnonni erano coltivatori di limoni, poi chiaramente perché hanno smesso le limonaie, perché mi dicono, ma perché tutte questi pali, queste ha tutto abbandonato così, perché era impossibile reggere la concorrenza col meridione, col sud Italia. Quindi i miei antenati hanno chiuso l'attività e si sono trasferiti a Brescia, però il mio cuore rimane sul lago e appena posso torno a raccogliere l'oliva, i capperi, eccetera, che è veramente faticoso, però è anche estremamente, estremamente bello. Mi tengono legato al territorio molto. C'era quella bella immagine quando si parlava di Goethe, visto da Malcesi, no? Anche un po' più giù di Malcesi, dove si vedeva Campione e l'Alto Garda dalla sponda veronese. È bellissimo perché lo si può vedere dal lago. Io, da velista che conosco il lago anche dal lago e vedendo quindi l'entroterra dal lago, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra visione. Quindi vi invito a conoscere l'Alto Garda anche attraverso il lago, perché il clima e ambiente di cui si parla è grazie a questa massa d'acqua qua, straordinaria. Sapete ragazzi, quando ci mette a cambiare l'acqua del lago? 30 anni. 30 anni per cambiare completamente. Ed è grazie a questo clima particolare unico che il Mediterraneo, giustamente il botanico, faceva le giuste osservazioni. In realtà io ho girato, grazie alla vela, tutti i laghi europei. Ma non c'è né il lago di Costanza, né Ginevra, né il Ceresio, né il lago di Lugano, sono tutti laghi completamente diversi dal punto di vista climatico. Il nostro è unico, unico, e l'unico che ci fa concorrenza è il mare. Ma veramente io credo che chi e voi, se avete l'occasione di percorrere i percorsi che ci sono sul lago, chiaramente in maniera naturale, scoprirete e andrete ad amare questo straordinario parco dell'Alto Garda, che non può e non deve diventare un Gardaland con pulmanate di gente che devastano e distruggono, assolutamente no. Deve essere un turismo molto attento, attento alla natura, e solo voi giovani, che siete più attenti di noi sicuramente a questo, potete conservarlo e trasmetterlo ai vostri figli, perché è un bene veramente molto prezioso. Vi dicevo, ti accennavo a questo progetto che si chiama Sail Camp, no? Che faremo inizialmente con i ragazzi in viaggio per guarire. Questo gruppo di ragazzi, una ventina, abbiamo un accordo con l'Andrew Simpson Foundation, che è una fondazione britannica, e con l'Università di Campione, ovviamente mi salta fuori il velista.
E quindi combineremo, ci saranno proprio nella riabilitazione di questi ragazzi attraverso la vela terapia. Io sono il fondatore del progetto Vita, che qualcuno del lago forse lo conoscerà, che è la riabilitazione attraverso la vela terapia, che facciamo su tutti i laghi e al mare anche. E quindi offriremo la possibilità di andare in barca, di andare in canoa, ma di fare trekking e di fare quel percorso che ci raccontava da Salento, da Campione e salendo fino a Pieve di Tremosine, che è bellissimo, non è difficile, ma è fattibile con debite attenzioni. Sono momenti di riflessione in un ambiente straordinario. Quello che è bello è poter camminare o andare in bicicletta, non certo con le moto per l'amor del cielo che fanno solo chiasso, così come ho di motoscafi che fanno chiasso, o delle moto d'acqua che le senti a distanza e le rovinano anche chi sta sulla costa a passeggiare. E poter ascoltare la natura, poter riuscire a sentire i profumi del Garda, che sono unici, il profumo del lago, perché il lago ha un profumo e si mischia incredibilmente. E veramente le località, i posti, questi borghi presenti sul lago sono eccezionali. E ragazzi, io ne vedo tantissimi che con lo zaino in spalle fanno i sentieri sul lago. Io che ho 60 anni, quest'anno ho fatto il giro del lago di Garda a piedi e vi dico che è straordinario, ma la parte più straordinaria è sicuramente l'Alto Garda. C'è anche un po' da salire, perché non ti ammazzano sulla Gardesana se cammini, però se sali chiaramente hai delle possibilità dei sentieri che sono. Quindi un invito forte: organizzate una vacanza, non passate solo nei centri commerciali dei vostri weekend, le vostre giornate libere. Qui ci sono dei posti fantastici dove potete incontrarvi, conoscere, riflettere. E poi da medico vi dico che la natura è terapeutica, il lago è terapeutico, l'arte è terapeutica, abbiamo dei patrimoni artistici incredibili, ma la musica è terapeutica, abbiamo il Vittoriale, fare una serata al Vittoriale con i programmi che hanno sono straordinari. Ma ci sono realtà che io conosco, c'è una piccola realtà biologica che addirittura la sera nella zona di Tigale si mettono lì, suonano il violino affacciati sul lago e si legge una poesia, si riflette eccetera, e sono cose, momenti indimenticabili. Quindi ragazzi, sfruttate la vostra fantasia, è un'opportunità, fare trekking è bellissimo, scoprite un mondo nuovo, è tutta salute e oggi è molto importante. Tra l'altro guardate la qualità dell'aria. Io purtroppo abito a Brescia, la qualità dell'aria quando la guardo è drammatica, guardate quella di Limone, di Tignale, di Tremosine, di Garniano, è completamente diversa. Quindi approfittiamo di questo mondo, conserviamolo, ma conosciamolo profondamente, visitiamo anche le parti più impervie da Valvestino, selvaggia, ne parlerò dopo, quindi no? Bellissime. Quindi buona scoperta dell'Alto Garda. Grazie. La nostra collaborazione quindi è già iniziata, come vedete, e è molto importante perché ci daranno diffusione ai nostri itinerari e insomma anche in tutte le associazioni, gli altri enti eccetera con cui sono in contatto. Quindi, e poi anche la provincia di Brescia, il presidente insomma, doveva venire, poi è stato trattenuto, già comunque è disponibile e anche è disponibile ad ospitare degli eventi proprio a Brescia, proprio nel palazzo della provincia, quindi è anche di dare diffusione, insomma pensiamo di poter effettivamente dare un grosso apporto alla conoscenza del parco e anche alle conoscenze diciamo didattiche e culturali delle persone che ci vanno, perché è brutto quando insomma uno visita, cioè un museo, una mostra, qualcosa, se uno esce, cioè chi esce gli fai un'intervista, dice ma che cosa hai visto, che cosa è, alla fine non ne rimane niente, insomma. E questo è molto triste in effetti. L'altro itinerario è il quinto sport e benessere, itinerario da Salò a Limone, che facciamo in collaborazione con l'associazione Cammina con noi del Borgo, che sono qui presenti e che comunque anche loro hanno dato la loro collaborazione, ne abbiamo già parlato, e veramente sono delle persone che
che ci daranno senz'altro una mano, perché capiscono, cioè fanno loro materialmente questi percorsi, quindi li possono anche consigliare ad altri. E vogliamo introdurre allora questo il quinto. Sono sempre finalizzati. Abbiamo degli amici che prevedono l'itinerario, studiando naturalmente i dislivelli, i percorsi, suggerendo l'equipaggiamento, e quindi tutti possono dalle locandine farsi un'idea di che cosa si va a percorrere. Sono poi anche previsti degli ingressi all'interno del percorso, per cui se persone non hanno disponibilità diciamo così di tempo o anche fisica di percorrere tutto, possono scegliere il tratto. Ecco, naturalmente ci muoviamo in prevalenza a piedi, abbiamo però come filosofia quella di accostarci al luogo di partenza attraverso i mezzi pubblici, quindi non ci sono diciamo così impedimenti di sorta o attraverso le linee automobilistiche
degli autobus o attraverso i treni locali, anche come del liceo, insomma, studiamo questi percorsi. Anche la nostra finalità è quella di coinvolgere possibilmente anche le famiglie, per cui i percorsi sono in prevalenza facili, e però prevedono la durata, diciamo, un po' di tutto il giorno, perché insieme ad un benessere di ordine fisico cerchiamo anche di sviluppare anche, o dare l'occasione di un benessere anche di ordine psicologico. Di relazione. Ecco, per cui prevediamo anche dei momenti di convivialità. Infatti in genere ci portiamo il pranzo al Sasso e prevediamo anche un momento per cui c'è anche sia in cammino che nel momento, diciamo così, di riposo, c'è una possibilità di scambio, ecco, di esperienze, per cui nessuno si sente solo, e diciamo nascono anche delle amicizie, insomma, se non altro un clima di cordialità. Beh, insomma, invece ecco, di queste relazioni tutte, ecco, virtuali, ecco, allora, ci sono materialmente, ecco, delle persone, ecco, quindi ecco. E poi noi più anziani abbiamo, così ci sentiamo anche l'onere, diciamo, morale di comunicare ai giovani, ecco, queste delle realtà locali che magari sono disconosciute, quindi riscopriamo dei vecchi sentieri, delle vecchie cappelle che magari qualche volontario del luogo ha restaurato, e quindi cerchiamo di valorizzare il proprio territorio e di creare questo aspetto di simpatia e di amore del giovane per la sua terra. Ecco, per cui insomma c'è anche un intento artistico, morale e poi anche un pochino religioso. Noi cerchiamo un po' di favorire così i percorsi verso i santuari, in particolare Mariani, ecco perché ci chiamiamo Pellegrini del Giglio. Va bene? Ecco, comunque sicuramente condivideremo alcuni momenti. Poi è importante perché ci sono anche, parleremo degli itinerari. Degli itinerari un po' calibrati, dice tu hai, non so, 2 ore e puoi vedere questo, hai una giornata e puoi vedere quest'altro, vuoi fare una deviazione dal tuo percorso perché vuoi vedere un santuario, cioè deve essere qualcosa che è molto flessibile, ecco. Quindi ognuno quello che può vedere, quindi insomma ci dobbiamo mettere un po' al lavoro tutti quanti, quindi insomma ognuno nel suo ambito dobbiamo costruire questi progetti. La professoressa De Meco ce li darà l'apporto a livello didattico, cioè come si possono utilizzare questi per questo modello didattico, ecco, tutti al lavoro, penso che è un po' per... Sì. Allora, io mi scuso, di solito noi presentiamo sempre qualcosa che i ragazzi nel corso dell'anno... Aspetta, tieni, Buongiorno a tutti, io di solito presento dei lavori che durante l'anno precedente i ragazzi hanno fatto, quindi dei progetti che hanno sviluppato. La classe con la quale sono presente quest'anno ha lavorato, a me dispiace, quest'anno sono fuori dal coro, nel senso, non vi faccio vedere ciò che hanno fatto. Loro hanno fatto un lavoro, essendo l'istituto in città, quindi a Brescia, su quella che una volta era la funivia, perché le nuove generazioni non sanno nemmeno che una volta c'era la funivia a Brescia. Ed è venuto presso il nostro istituto anche il professor Rebecchi, che ha spiegato tutta la storia di come è nata, del tempo che è rimasta la funivia e della motivazione per la quale poi è stata dismessa. Abbiamo scoperto che sul Monte Maddalena c'era questo progetto economico, spudoratamente economico, del villaggio del Monte Maddalena, e abbiamo scoperto che anche le persone che avevano comprato queste ville alla fine sono dovute scappare perché la società che aveva in carico tutto il progetto aveva poi dato in affitto, per poter mettere i ripetitori eccetera, ai vari enti di televisivi piuttosto che. Quindi noi siamo andati appunto anche a fare il percorso, metà classe ha fatto il percorso una parte col pulmino
e poi un pezzo a piedi, l'altra metà invece ha fatto proprio per uno dei vari percorsi del Monte Maddalena, da Viale della Bornata fino in cima. Quest'anno, ripeto, sono fuori dal coro, nel senso che tutte le cose che avete detto dovrebbero far nascere l'entusiasmo e la partecipazione da parte dei... cioè, noi dovremmo coinvolgere i ragazzi nei confronti di quello che è il nostro territorio. E io purtroppo mi ritrovo a scontrarmi con delle difficoltà grandissime. Come prima è stato detto che lo Stato spesso e volentieri non va incontro ai privati, ma è il privato stesso che si incarica e fa le cose perché ci crede, perché di base è il credere in quello che si fa. Io mi ritrovo con dei ragazzi ai quali mi viene detto che dovrei fare dei percorsi multidisciplinari e io non riesco neanche a interagire con i miei colleghi che sono abituati alla solita didattica. Abbiamo uno Stato che ci chiede di fare percorsi multidisciplinari con dei laboratori, ma il laboratorio non è il laboratorio, ok, per loro che fanno l'indirizzo di grafica va bene lavorare sul Mac, ma il laboratorio non dovrebbe essere solo quello. E quando io con loro ci mettiamo a pensare di fare qualcosa in quello che è l'ambiente, che è la nostra casa, io mi ritrovo a scontrarmi con una dirigenza, perdonatemi, io sono per un'apertura culturale notevole. Io ho un compagno rumeno, quindi non penso di essere la persona più razzista di questo mondo. Però da 5 anni io ho un dirigente che proviene da un'altra regione, con un'altra mentalità, che non conosce minimamente i nostri territori e io ho difficoltà a portarli anche in città. No, nel senso, io mi ritrovo veramente con difficoltà per fare le cose perché da parte delle amministrazioni non c'è comunque né coinvolgimento né partecipazione. Bene, senti, ti incoraggiamo, guarda, ecco, ti diamo una macchina fotografica per poter intanto ecco, fotografare così uno strumento, te lo diamo. Grazie. Brevemente il professor Maggi ci fa un'idea di delle chicche, per così dire, del di più che si può mettere nel sito, cioè altre cose. Ad esempio, noi abbiamo un itinerario che va questo, cioè che va proprio dalla Bassa Garda, quindi va da Salò a Limone, e lui ci parla di una piccola chicca che ha preso su Salò. Camminando, 3 minuti, insomma, si può incontrare il ginepro. Il ginepro è una pianta strana, c'è la parte botanica, io sono un chimico, quindi è probabile che faccia qualche ingenuità, qualche errore. Il cedro rosso era chiamato, la cupressacea, conosciuta come ginepro, Juniperus communis, oxicedros, si trovano ogni tanto dei ginepreti. Il Matioli, che è uno studioso del 1500, sosteneva che sul lago detto volgarmente di Garda ce n'erano tantissimi. Adesso pare che esistano piccoli ginepreti soffocati dalla altra vegetazione. Io allora, siccome non sono un botanico, non sono uno che ne sa tanto del lago di Garda per poter organizzare qualcosa di scientifico, porto la mia esperienza personale, che è quella: se venite a casa mia quando passate da Cremona a bere un caffè, nel mio orto abbandonato, semi abbandonato perché non c'è, c'è un ginepro, l'ha regalato il mio cugino che abita qui, che ha questa cadenza allora tutto, che parla in questo bresciano molto pesante, mi ha regalato una piantina molto piccola, in 40 anni di matrimonio è cresciuta del diametro di un pugno, cresce molto lentamente, viene utilizzata già allora da Gasparo da Salò
per costruire i suoi strumenti musicali. Il suo dramma era, siccome il cedro rosso contiene dei flavonoidi, delle sostanze molto pesanti da un punto di vista, era impossibile togliere. Allora lui, il suo dramma, e molti strumenti di Gaspar Rosso Rossi riconoscono perché la tavola è molto più scura di tutte le altre parti. Ma la cosa interessante, e per completare, visto che i tre minuti dovrebbero già essere passati da almeno da mezz'ora, mi piace fare riferimento due riferimenti, uno a Goethe perché è fondamentale: nicht ist drinnen, nicht ist draußen, denn was innen, das ist außen. E questa frase che mi ha accompagnato per tutta la vita, perché mi sembra sempre bellissima, e dice: tu esisti solo se esistete voi che mi state ascoltando, insomma, altrimenti io non esisterei, forse non esisterei, in modo presuntuoso, forse non esistereste nemmeno voi. E in questo caso il lago e il, come si dice, il ginepro hanno un senso, insomma, guarda che il mio cugino, dopo che mi ha regalato il ginepro, non mi ha detto quella cosa che tutti sapare, che i vecchi sanno, che se ti regalo un ginepro, poi lo devi tenere, perché se il ginepro muore, muore anche tu. Quindi io questo ginepro non lo sa nemmeno mia moglie, questa cosa bruttissima. Ecco, la cosa bruttissima nasce da quella che si chiamava la Frau Wacholder, che è la strega. Wacholder è il ginepro, Frau Wacholder la strega. E guarda caso, Leonardo da Vinci immagina la Frau Wacholder come la Botticelli, come i Tigreti, immagina questa figura di donna. Tutti noi li conosciamo questi, no? Li abbiamo studiato a scuola, sul libro di testo, cioè, nessuno si è mai accorto che dietro a queste donne c'è il ginepro. Ecco. Questo, guarda caso, tanto per finire in bellezza sulla... dal punto di vista della religiosità, quindi non è solo alchimia, ma anche religione. La croce di Cristo è stata costruita con ginepro. Grazie. Il professor Giorgio Manchi è responsabile dell'Associazione Arte Lombardia per la città di Cremona, quindi come vedete abbiamo dei collaboratori, insomma, che possono dare effettivamente qualcosa. Grazie, allora, veramente grazie. Ci vediamo domani per Cremona. E l'ultimo, allora, l'ultima introduzione per il Valvestino 4.0 per tradizione e innovazioni, che questo, cioè, è un quello che abbiamo visto e sentito prima fa parte del progetto Parco Alto Garda Bresciano che abbiamo presentato, è stato approvato dalla Fondazione Carico. Invece con questo progetto abbiamo vinto un bando della Regione Lombardia, perché il Valvestino si fa parte del Parco Alto Garda Bresciano, però ha una sua identità ben precisa, di cui poi vi parlerà la dottoressa Maria Elena Massarini, che lei è responsabile scientifico dell'Ecomuseo Valvestino, però insomma qui rappresenta anche il consorzio tra i due laghi, che è il nostro partner, e il nostro partner è anche Telesorreggina, cioè la televisione che voi vedete, anche il nostro partner per la comunicazione. Prego. Thank you.
ecco una targa in ricordo un po' di questa giornata. Vuoi consegnarla tu con le comunità del Papa Grande a Bresciano, cosa che fa? Ecco, se viene anche la, ecco, viene anche tu. E che abbiamo pensato questo ricordo di questo. Allora, concludiamo la, abbiamo detto la dottoressa Massarini, che veramente insomma, è molto appassionata e interessata a questo progetto e insomma ci, veramente ci sta mettendo tutto del suo con un'ottima programmazione. Grazie alla dottoressa Musico, ad Alta Lombardia, alla dottoressa Zambiasi per il palco. Devo dire che è stato molto interessante il percorso di questa mattina perché cerca di far cogliere, specialmente alle giovani generazioni, come senza la conoscenza, senza la cultura di tutto il territorio e di tutte le fasi che l'hanno costruito, sicuramente non potremo mantenere il bello che ci circonda. E quindi il bello che ci circonda però crea ricchezza in diretta, perché se è bello il paesaggio, i turisti verranno sul lago di Garda a investire. Quindi il nostro compito è quello di far scoprire tutto il paesaggio e di far capire la correlazione fra la gestione delle terre più alte e delle terre rivierasche, cioè tutto è collegato e la cura del paesaggio, che è una forma d'arte, sicuramente aiuterà tutto il contesto, quindi tutto è cultura. Io il mio compito, e ringrazio per essere stata invitata, è quello di parlarvi di questo progetto che diciamo evolve in una certa parte, una nicchia diciamo legata al territorio, il filo di Arianna, cioè questo progetto sostenuto dalla Fondazione Cariplo che sta portando avanti Arte Lombardia. Siamo riusciti ad accedere a quest'altro bando con una bellissima sinergia. E questo bando è incentrato sull'ecomuseo della Valdestino, che è il cuore del parco. Sono due comuni, Magase e Valdestino, nella parte alta, la parte più spopolata, la parte forse anche più selvaggia, ma anche più vera, dove ancora ci sono delle tradizioni, dei patrimoni culturali da cogliere e passare, far conoscere alle giovani generazioni. L'ecomuseo è gestito dal Consorzio Forestale Terra tra Due Laghi, che gestisce i terreni pubblici da Gardone fino a Limone sul Garda, Pignale e Tremosine sono soci, e si arriva fino alla comunità montana Valle Sabbia, naturalmente socio anche il parco, e poi a questo cuore che è l'ecomuseo. Vediamo questo ecomuseo, ecco la parte alta che ho descritto, fra il lago di Garda e il lago di Idro. Cos'è un ecomuseo? Possiamo proseguire. Innanzitutto una zona dove vi sono testimonianze storico-culturali ricche di patrimonio immateriale, cioè un patrimonio che è anche il modo di vita degli abitanti, il motivo per cui la storia ha creato certe situazioni. Quindi quando si entra in un ecomuseo si vanno anche a visitare dei musei più o meno contadini, ma soprattutto si entra in un'identità, si entra nella storia di questo territorio vissuta ancora dalle persone che lo abitano. Quindi è un discorso complesso, non è un vero museo, ma il nostro scopo è quello di farlo entrare nel circuito museale, perché forse è anche più interessante, cioè lega di più l'arte a quello che l'ha creato, cioè la gente che ha lavorato su quel territorio. L'ecomuseo erano due, come costituito da due comuni che facevano parte dell'impero austro-ungarico, e poi dopo la perdita della guerra da parte dell'Austria furono inglobati nella provincia di Brescia, però mantengono una forte identità diversa dal resto della provincia, perché i bisnonni della popolazione attuale combatterono sotto l'Austria, partirono nel 1914 sotto l'imperatore Francesco Giuseppe, morirono quasi tutti nelle pianure slave perché non avevano mai visto la pianura, e qua i pochi che tornarono si trovarono sotto l'Italia. Questo ha creato una lacerazione che si vede ancora adesso, è l'unico posto dove i monumenti funebri della prima guerra mondiale sono dal 14 al 18, perché d'altra parte sono cominciata lì, e loro sono ancora molto grati all'imperatore che portò tante innovazioni. Andiamo avanti, qual è gli scopi dell'ecomuseo? È promuovere il territorio in tutte le sue forme,
tutelare e valorizzare i suoi elementi peculiari, coinvolgere la popolazione, questa è la cosa fondamentale, recuperare produzioni e tradizioni locali e incentivare uno sviluppo sostenibile, che la gente locale ha già, il problema è farlo capire a quelli che devono venire a scoprire e anche a imparare da quella che è la grande cultura del nostro territorio. Quindi abbiamo avuto la fortuna di, grazie ad Arte Lombardia e all'altro nostro padre che è Tele Sorregina, di accedere a questo bando. È stata premiata la nostra progettualità e io con molto orgoglio, diciamo, incentrata proprio su questa terra di cui nessuno quasi al di fuori del parco conosce l'esistenza. Però chi arriva si innamora, sia che siano persone di ogni genere, di ogni stazione sociale e anche di ogni nazione, perché devo dire arrivano più gli stranieri che gli italiani su qui nel cuore del parco. E qual è l'obiettivo strategico di questo progetto che è in rete con quello precedente? Diciamo che loro ci hanno un po' creati, perché sono percorsi patrimoniali, proprio legati al patrimonio culturale in tutte le sue forme, non solo a dei passaggi. Allora, valorizzare il patrimonio materiale che è la cultura del luogo in tutte le sue forme, dall'arte all'agricoltura, all'allevamento, a quello che si commercia oggi e soprattutto anche al disegno del territorio. Potenziare l'operato dell'Ecomuseo, perché l'Ecomuseo già sta lavorando da anni, ha avuto riconoscimenti dalla Regione per mantenere questa identità e tramandarlo alle giovani generazioni, per capire da dove veniamo in modo da poter guardare molto lontano. Promuovere l'offerta culturale della Val d'Estino, che è tanta, anche la cultura è ritenuta minore, perché la gestione agricola di un territorio è una grande cultura, da cui poi discende l'architettura, il tipo di pittura che viene utilizzato nelle chiese, però questo tante volte si dimentica, cioè tutto è partito dall'agricoltura che ha disegnato il paesaggio, se no avremmo solo boschi. Non avremmo neanche un bravo. Beh, l'uomo quindi qualcosa ha fatto. Certo, e parte dall'agricoltura. Io, che come formazione, ho tutte le mie specializzazioni, sono agronomo, punto sempre su questo. Qualcuno vede l'agricoltura come una forma solo di fatica. In realtà l'agricoltura è la base di tutte le forme culturali. Bisogna partire da lì. Persino il suono parte dall'agricoltura, perché Gasparo da Salò, adesso come associazione consorzio forestale, mi ha portato avanti questo progetto, sceglieva poi per particolari strumenti, oltre al ginepro che ci ha descritto bene e andrà approfondito, anche un certo pino della, in una zona delle Alpi dove l'hanno recuperato, e quindi perché in quella particolare foresta il legname produceva certe vibrazioni e quindi veniva coltivata per realizzare questi violini che poi venivano fatti da Gasparo da Salò. Sì, è stato uno studio che abbiamo fatto e adesso stanno facendo le prime produzioni. E quindi noi dobbiamo portare in vite e a conoscenza le importanti espressioni immateriali del territorio, favorire una promozione integrata, puntare sui principi di sostenibilità, perché la sostenibilità tutti ne parlano ma pochi capiscono che è tutto correlato, no? Allora, se i nostri vecchi non avevano scarti, non c'era la raccolta dei rifiuti, vuol dire che riuscivano in qualche modo a riciclare. Certo, adesso concentriamo l'uso del cibo molto lontano dal luogo di produzione, però se capissimo come facevano i nostri vecchi, come fanno in campagna, probabilmente arriveremo prima a avere una maggiore sostenibilità. E poi vorremmo sviluppare un turismo legato alla mobilità dolce. Devo dire che già ciclisti, persone che camminano, ce ne sono tante, noi dobbiamo ampliarlo. Questi obiettivi come li raggiungeremo tutti insieme? Realizzando interviste per riscoprire e acquisire le tradizioni. Possono essere brevi, queste brevi interviste di presentazione, oppure anche più ampie per fotografare. Poi questi filmati verranno utilizzati nelle strutture museali, dove le persone che ancora hanno memoria raccontano alle giovani generazioni come si utilizzava certo materiale, come si faceva il formaggio in un modo e la fatica che si faceva per vivere in campagna, specialmente in montagna. Creeremo itinerari dedicati alle espressioni materiali con specifici pacchetti turistici, faremo dei brevi storytelling, quindi molto moderni adesso, ma sono quei brevi video che ti permettono di capire veramente il luogo dove sei, implementeremo servizi su percorsi patrimoniali, saremo due comuni dell'Ecomuseo, Val d'Estino non esiste, sono Magase e Val d'Estino per indicare, dove ci sarà su tutta la zona il wild free,
per tutti. Uno entra nel comune dove c'è ancora l'antico confine austro-ungarico e da lì il wifi ci sarà per tutti. Quindi insomma anche per le nuove tecnologie. Sì. Fino a quando poi si scende verso la diga di Valdestino c'è di nuovo il confine, esci da quello che era ancora il vero austro-ungarico e finirà il wifi. Si può condividere e operare, però c'è un limite. C'è un limite, deve, cioè, valorizzare anche sì, questo, sì. No, in modo che anche le persone possano sulle app avere certo, i loro percorsi. Sì. Insomma, questa è un'implicazione importante, sto anche scherzando. Creeremo una pubblicazione esperienziale, si stanno già lavorando, che sarà veramente molto bella con tanto materiale. Si faranno grandi promozioni del progetto online mediante articoli redazionali specifici e poi progetteremo e gestiremo campagne di marketing per percorsi patrimoniali legati a differenze tipologie di popolazione. Adesso ci saranno molte foto, vedete, questi sono i paesaggi, avremo percorsi legati alla Grande Guerra perché qui c'è stata una lacerazione molto più forte che in altre zone di confine. Poi le donne hanno dovuto aiutare i bersaglieri che hanno costruito di nuovo confine e questo confine poi sarà il percorso della ciclabile del Garda d'alta quota e lì veramente c'è, è quasi commovente oltre a bello, pensare a bellissimo, alle donne che hanno aiutato i bersaglieri a costruire un confine che loro non sentivano con tutta questa grande strada che non ha mai ceduto perché l'ingegneria militare italiana, dobbiamo dire, è stata grande e ancora, non dico perfetto, ma quasi. Bene, noi abbiamo strutture museali che un po' sono dei comuni, un po', quindi cosa fa uno che viene in Valdestino? Può vedere il museo etnografico, cioè la stalla Vermalga, lasciata come era l'ultima volta in cui è stato fatto il formaggio, ci sono state le vacche. Abbiamo un museo botanico grazie al professor Ammiraglio che lo controlla, un museo degli antichi mestieri legati all'acqua, il mulino ad acqua e anche la segheria veneziana. Museo del latte perché l'imperatore aveva fatto costruire un caseificio turnario in ognuno dei 6 comuni, che adesso sono rimasti, sono 2, sono stati accorpati. Quindi le persone portavano il latte e secondo un registro complicatissimo che ancora lì è autentico, ogni 8 giorni chi aveva 2 vacche aveva diritto alla forma di questo formaggio tipico che adesso stiamo valorizzando. Uno che ne aveva 5 aveva diritto magari ogni 3 giorni. Credo che sia in archivio tutte queste cose. Sì, sì, sono tutte. Sì, sì. E quindi tutto questo poi lo spiegheremo nei video che realizziamo sì. E saranno in questi. Poi dove si produceva la calce e poi questi pini di armo, le calchere, questi pini di armo per la resinazione perché per l'Austria è importante la Valdestino per produrre la pece che sigillava le navi. Qui adesso avremo, vabbè, qui avete un po' di immagini, andiamo un po' veloce della realtà, il museo botanico. Quindi valorizzeremo i musei, l'osservatorio astronomico e quindi molti vengono, dormono dopo aver visionato le stelle, sì, prima cercano di scoprire il cielo, è uno dei luoghi con meno inquinamento luminoso d'Italia, sì, quindi è meraviglioso. Poi senti i campanacci delle vacche al pascolo attorno e grazie a questi allevamenti non ci chiudiamo nei boschi. Il ginepro è una specie pioniera, quindi perché scompare il ginepro? Perché non c'è più la cura del territorio, gli antichi lo lasciavano diciamo nelle zone più avanzate, insomma, dove non c'era l'agricoltura ma non c'era ancora l'incolto. Avanzando l'incolto, chiudendoci nei boschi, sta morendo il ginepro, che è pioniero, ma appena arriva il bosco, pioniere, ma appena arriva il bosco, muore. Tutta la zona è 1300 metri? Tutta questa zona, sì, va dai 1000 ai 1300, ho detto, sì, siamo intorno ai 1000. Nel 1950, un lino d'acqua che la comunità montana, qui abbiamo ancora la figlia del vecchio mugnaio, una signora anziana che ci racconterà, lei andava lì a aiutare il papà. Questo è uno dei caseifici turnari, adesso abbiamo anche ripreso un'antica scritta. Questa è una zona umida con la calchiera che noi manteniamo, la segheria veneziana voluta da Feltrinelli, e che tanto ha lavorato in zona, facciamo vedere un po' di immagini così. Ecco, queste era com'erano all'inizio del secolo le persone, come si faceva il formaggio, i soldati che partivano, i segantini, come si faceva la fienagione, ancora qualche vecchietta in pezzi piccoli lo fa così,
andiamo avanti. E come si fa adesso? Abbiamo la malga ancora col casaro che ha piccoli caseifici, i nostri fienili che vengono affittati. Ancora c'è questa conoscenza della paglia per produrre il materiale per i tetti e c'è il formaggio che viene venduto ai nostri giorni. Allora, adesso vi dico una cosa, i social, noi adesso punteremo molto anche su questa informazione. Sì, siamo i giovani. Sì, che è superficiale, però secondo me anche, giustamente è stato approvato questo nel progetto d'arte Lombardia, questa comunicazione deve servire a catturare l'attenzione e poi far pensare. Quindi noi abbiamo così, quasi per scherzo, come museo, e questa è infatti una delle iniziative che verrà sostenuta, siamo partiti con questo Adotto una mucca, cosa che fanno anche altri, magari in alta montagna. Però la nostra è un po' ingombrante, però a buttare un po' ingombrante, sì, la dottoressa Musico, in quanto filosofa, mi guardava appunto. E invece è piaciuto molto, è passato un giornalista al nostro InfoPoint riconosciuto e l'ha pubblicato sulla prima pagina del giornale di Brescia. Dal giornale di Brescia ce l'ha pubblicato Repubblica, quindi facendoci complimenti, perché noi non diciamo Adotto una mucca così non andrà al macello, non è vero. Noi diciamo Adotto una mucca perché in questo modo la mucca potrà venire al pascolo d'estate, vivrà felice, produrrà un latte ricco di omega 3, perché in un tempo la gente dove prendeva l'omega 3 se non erano in riva al mare, lo prendevano dalla carne delle mucche che mangiavano l'erba fresca, e questo è provato, che le vacche che vanno al pascolo hanno una carne che produce omega 3. E poi questa mucca produrrà un formaggio buonissimo e soprattutto tu ci permetterai di liberare un pascolo che non verrà chiuso dal bosco e così il paesaggio rimarrà ancora più bello. E molti ci chiedono, ma io sono contro poi va al macello, e noi rispondiamo tecnicamente da agronomo, allora la mucca farà la sua vita, certo che quando la mucca è a fine vita non la mandiamo all'inceneritore, non sarebbe sostenibile, è giusto che poi venga utilizzata dalle persone. E questa è la realtà, senza tanti certo, ecologismi che non devono essere vegani, perché se no. Io non sono contro i vegani, però la realtà scientifica è questa, che se noi la buttassimo nel inceneritore non sarebbe sostenibile, giusto? Ma lei vive felice e produrrà cibo buono, senza antibiotici, con tanti omega 3 nel latte e anche nella carne per tutti. Pensate che dalla Repubblica ce l'ha ripresa il Cambero Rosso, perché noi siamo stati più bravi della Valsugana, perché noi regaliamo, se vuoi andare più avanti, sì, poi ce l'ha ripresa il Milanese Montito, 6.100 visualizzazioni, eravamo i più visti della settimana, cioè noi non abbiamo più vacche da adottare, abbiamo adottato 5 volte la stessa vacca, ma lo sanno. Beh, succede. No, ma lo sanno. Vedete, noi cosa facciamo? Diamo un attestato, è una cosa molto semplice, diamo un attestato con la foto della vacca all'inizio per fotografarla e far vedere il nome sull'orecchio, è stata un'impresa. Poi abbiamo scoperto che la figlia del mangaro, 7 anni, va dentro al prato e dice «Ehi Serena, vieni qua!» Le arriva e si mette in posa. Da bambina di 7 anni poi mi ha fatto tutte le foto del nome sull'orecchio. Gli diamo un attestato che dice che hanno adottato questa mucca, un campanaccio artigianale e un buono da 15 euro per andare a comprare il formaggio in malga o nel negozio locale. Quindi la gente deve venire a conoscere Valdestino, vedere la propria vacca, vedere che allevate in modo sostenibile e quindi capisce cosa vuol dire l'agricoltura di montagna. Poi viene a farci a vedere anche com'è il fagiolo. Noi come università stiamo salvando l'antico fagiolo della Valdestino, sempre. E quindi alla fine cosa faremo? Adesso ho detto questa perché è anche una cosa carina che a volte capti con qualcosa che sembra semplice, ma diffondiamo cultura, certo, poi, sì. Perché è importante diffondere la cultura agricola e non le immagini di Walt Disney, cioè la natura ha delle regole, la sostenibilità ne ha altre e quindi è normale che avvenga quello che stiamo descrivendo. Il finale sarà costruire percorsi turistici, ne abbiamo un po' ma vogliamo ampliarli molto, per scuole che quindi vengono a vedere le stelle, capiscono cosa vuol dire stare al buio, sì, ci sarà il wifi libero, non sarà senza telefonino, va bene. Comunque e anche per i cicloturisti che sono tanti, ma vogliamo ampliarli e organizzarli sempre di più grazie a questo progetto. Quindi io ringrazio la dottoressa Busico perché è stata la prima volta che nella mia carriera, insomma, anche di direttore di consorzi e adesso responsabile scientifico dell'Ecomuseo, che l'arte è stata abbinata alla produzione e al paesaggio in generale, ma prodotto dall'agricoltura. Elemento recepito
non dall'assessorato all'agricoltura, ma dall'assessorato cultura della regione, sì, che è stato ben contento di unire agricoltura, diciamo ecomusei, quindi la storia del territorio, con l'arte più nobile e colta, perché ci sono anche qui dei geni. E quindi devo dire che io personalmente, tutto lo staff, insomma, noi siamo l'azienda più grande della Valvestino, 10 dipendenti in tutto, però insomma in quel caso, tutti sono molto felici e lavoriamo con tanto entusiasmo. E quindi cosa dico ai ragazzi? Ragazzi, il futuro per l'Italia è il bello e la cultura in tutte le sue declinazioni, partendo anche da quello che sembra il lavoro più duro e forse anche più marginale, dall'agricoltura, che invece è la base di tutto, perché con quella mangiamo. Almeno con quella.